Eccoci qua ragazzi, buongiorno e bentornati nella casa del diavolo. In questo video l'analisi, il racconto dello splendido Milan di ieri sera. Un Milan che schiaccia questa Roma, un Milan che annichilisce questa Roma, una Roma che oltretutto fa delle grandi brutte figure, delle figure di merda con le sue dichiarazioni. Avete fatto lo schifo ieri sera, vergognatevi, vergogna. Io se fossi un tifoso della Roma mi vergognerei ad avere giocatori, allenatori che rilasciano certe dichiarazioni, mi vergognerei ad andare allo stadio e fare cori razzisti. Ragazzi, ne parliamo in questo video, ci sarà l'analisi dei 90 minuti di ieri sera, un grande Milan, un bel Milan, ma un Milan dai due volti, ne parliamo nel video, vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rossonero, vai col video, ciao! Solo se vedo vincere il Milan, forza lotta con il cuore, vinceremo il tricolore. Sono contento solo se vedo vincere il Milan, gioca lotta con il cuore, vinceremo il tricolore. Se la Roma è magica, cicciolina e vergine, se la Roma è magica, cicciolina e vergine, altro che lupi, voi siete cani bastardi, Roma merdale, 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 forza lotta! Vincerai, non ti lasceremo mai. Ale, Ale, dico che siamo tutti dei delinquenti, solo perché ci piace fare incidenti. Se ci sarà uno scontro sarà letale. Vi manderemo tutti all'ospedale. Oh, AC Milan. Oh, AC Milan. Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti e bentornati nella macchina infernale. Il tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice in su per il tring e doppio pollice per il diavolo. In descrizione team maglie calcio. Cliccate sul link, andate su Instagram e parlate in privato con Francesco. Codice sconto, tringa per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna. Sempre in descrizione Tringa 2.0. Ragazzi, il nuovissimo canale, l'alternativa. Iscrivetevi perché su quel canale ne parleremo e ne vedremo delle belle. L'ultimo video fatto ha riscosso molto successo. Martedì, quindi domani, uscirà un altro video. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi in tanti, in tantissimi. Dite la vostra su quel canale perché in base a quello che direte faremo gli altri video. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un like, di commentare questo video e iniziamo subito a parlare e a raccontare la partita di ieri sera. Dicevo nel video short un Milan dai due volti. Allora, la Roma parte forte. Nei primi 10 minuti la Roma rischia in maniera netta di farci un gol perché Pellegrini manda la palla fuori di pochissimo e un'altra azione che va fuori di poco. Poi il Milan, dopo 7-10 minuti, prende in mano il pallino del gioco e di fatto inizia una partita spettacolare. Come ho detto in questi giorni prima della partita, ho sempre detto che se il Milan avesse pressato alto e avrebbe bloccato gli esterni della Roma, li avrebbe bloccati là dietro, la Roma difficilmente sarebbe diventata pericolosa. E così è successo perché sia Alexis Lemakers che Rafa Leao con le loro sortite offensive hanno di fatto bloccato gli esterni della Roma, tenendo la Roma bassa, non potendo così da non poter mettere in movimento il reparto offensivo romano. Quindi la Roma davanti non ha praticamente mai punto per i primi 70 minuti.
Un Milan che veramente poteva fare 3-4 gol se non fossero stati quei 4-5 centimetri dei due fuorigiochi di Ibrahimovic. Ieri sera l'uomo ovunque, questo Zlatan Ibra Supremo, sì, non abbiamo più aggettivi per questo giocatore che fa 400 gol nei maggiori campionati europei, che fa 150 gol col Milan e fa un gol su punizione, da punizioni che non sono una peculiarità per Zlatan Ibrahimovic, ma di fatto fa un gol splendido, un tiro dritto per dritto che si va a insaccare nell'angolino basso del portiere romano. Un portiere romano che subito dopo fa una gran parata, subito dopo, su una punizione di Theo Hernandez, fa anche lì una gran parata a fine primo tempo. Un Milan che nel primo tempo di fatto annichilisce la Roma senza spingere poi così tanto sull'acceleratore, perché poi arriveremo a parlare del dispendio energetico. Il Milan ha iniziato a giocare buttando energie negli ultimi 20 minuti, quando siamo rimasti in 10, perché il Milan per 70 minuti ha gestito la partita. Ha gestito la partita facendo un gioco spettacolare, un giro palla eccezionale, e di fatto la Roma per 70 minuti non si è mai vista vicina alla nostra area. Tatarusanu per 70 minuti non è mai stato chiamato in causa, se non all'inizio, che poi non ha dovuto effettuare parate per i due tiri andati fuori di poco della Roma. I giocatori del Milan, reparto offensivo difensivo ottimo. Simon Kjær merita un voto altissimo per ieri sera, salva di testa alla fine un tiro da pochi metri. Nessuno poteva farci niente sul gol di Shaarawy. Quindi una difesa come sempre ottima del Milan, che meritava un clean sheet, ma per colpa dell'arbitro Maresca non è riuscita a tenere quel risultato, quel clean sheet, questo risultato, perché comunque di fatto è vero, probabilmente il secondo giallo poteva starci. Di fatto Theo Hernandez si butta a peso morto per terra per bloccare il giocatore della Roma, adesso non mi ricordo chi era, forse Veretout. Però ragazzi, di fatto il primo giallo per Theo Hernandez è molto discutibile. Theo Hernandez prende un giallo sulla fascia laterale, in un'azione che conta poco, prende un giallo perché tutte e due, sia Zaniolo che lui, si mettono un po' le mani addosso, e Theo Hernandez prende il primo giallo. Quindi il primo giallo, secondo me, è quello che ha influito di più, perché non c'era. Sembra quasi che Maresca abbia dato l'espulsione a Theo per compensare la non completa decisione sua sul rigore del Milan. O perlomeno l'arbitro Maresca è stato chiamato dal VAR, quindi per il VAR poteva esserci qualche cosa in contrario alla decisione presa dall'arbitro. Se il VAR chiama è perché c'è qualcosa che non va, se no non avrebbe chiamato. Maresca decide di andare avanti nella sua decisione, e probabilmente il fatto di aver portato avanti la decisione sul calcio di rigore, che è netto, perché il calcio di rigore per il Milan è netto. Ha voglia che il VAR chiama e i giocatori della Roma, i tifosi romani, parlano a vanvera. Karsdorp, se non mi sbaglio, Karsdorp, no, vabbè, non mi ricordo chi, non Karsdorp, l'altro giocatore che non mi viene in mente il nome, di fatto fa una vecchietta sulla coscia di Zlatan Ibrahimovic, spostando il piede d'appoggio e buttando per terra Zlatan. Quello è rigore sempre. È inutile che continuate a parlare, a far chiacchiere, non c'è rispetto per la Roma. Ieri sera la mancanza di rispetto è stata nei confronti del Milan, che alla fine viene defraudato di un giocatore per il derby. Una decisione arbitrale scellerata, anche perché un secondo prima c'era il fallo su Krunic. Chi ieri sera dice che il fallo su Krunic non c'era? Probabilmente è stata un'opinione a caldo, perché a freddo si vede il fallo su Rade Krunic. Krunic è stato buttato per terra, quindi c'era un fallo prima dell'errore arbitrale. Quindi, come sempre, il Milan viene preso di mira. E io lo sapevo, ragazzi, sembra quasi, se guardate la partita a freddo, andate a capire che l'arbitro Maresca ha iniziato ad andare contro il Milan appena uscito Zlatan Ibrahimovic. Probabilmente Maresca aveva qualcosa da farsi perdonare, perdonare sul discorso di Milan-Parma, o Parma-Mesa, non mi ricordo se eravamo in casa o in trasferta, per quell'episodio con Zlatan Ibrahimovic. Quindi finché c'è stato Zlatan in campo, Maresca ha arbitrato la partita bene, perché fino a quel momento non c'erano stati grandi errori dell'arbitro. Dopo l'uscita di Zlatan Ibrahimovic, Maresca ne ha combinate di tutti i colori, e sempre contro il Milan. Ragazzi, il dato: 13 falli
6 ammoniti, 13 falli, 6 ammonizioni per il Milan e un'espulsione. Quindi ragazzi, capite bene che c'è qualcosa che non va. Una squadra che fa 13 falli non può avere 6 ammoniti. Perché mi sembra strano, vuol dire che tu ogni primo fallo dai un cartellino. Anche perché fino a quel momento il Milan non aveva bisogno di fare falli. Il Milan ha iniziato a fare falli quando è rimasto in 10 per colpa dell'arbitro. Un arbitraggio negli ultimi 20 minuti scandaloso che di fatto ha rischiato di condizionare questa partita. Se il Milan avesse per caso, se la Roma fosse riuscita a pareggiare, avremmo veramente tanto da recriminare. Ma veramente tanto da recriminare. E veramente io non capisco come sia permesso a certi allenatori e a certi giocatori, certe uscite nel post partita. Io capisco la rabbia per la sconfitta, però prima cosa bisognerebbe fare i complimenti a chi ti è stato superiore. Perché ieri il Milan è stato superiore sotto ogni punto di vista rispetto alla Roma ed è quello che ho detto in questi ultimi 2 giorni. Nessuno dice che la Roma sia scarsa, però una squadra che si attacca a queste decisioni arbitrali, a queste cose, è un chiaro dato di fatto dell'importanza, è un chiaro dato di fatto del sapere che la sua squadra non è, che la propria squadra non è all'altezza. Sia i giocatori della Roma che l'allenatore della Roma sanno che questa Roma è sotto il Milan, sanno che questa Roma non è ancora all'altezza di certe situazioni. Però io ricordo il Milan l'anno scorso. Il Milan l'anno scorso non si è mai attaccata a questi episodi e ne avrebbe avuto tante di occasioni per attaccarsi a questi episodi, perché il Milan è stato spesso e volentieri defraudato dagli arbitri. Il Milan in questa stagione è spesso e volentieri defraudato dagli arbitri, però a differenza di quello che fa Mourinho, a differenza di quello che fanno i giocatori della Roma, nessun giocatore del Milan, nessun dirigente del Milan va in conferenza stampa a sputare merda da tutte le parti. Avete perso, mettetevi la coda tra le gambe e fuori dalle scatole. Silenzio, cercate di andare avanti perché fate soltanto delle brutte figure, come le brutte figure le stanno facendo i tifosi della Roma. Tifosi della Roma, come sempre, vogliono buttarla in caciara quando perdono. Allora, se siete inferiori, prendetene atto e state zitti, perché la partita di ieri sera voi l'avete persa 2-1, quando avreste meritato di perderla almeno 4-0. Almeno 4-0 per quello che si è visto sul campo. Poi ieri sera ho visto live di questo, video di quell'altro, che dicono: ah, è la Roma, non si può essere trattati così. Essere trattati così che cosa? Il rigore è netto! Il rigore è netto! Un'espulsione a Theo Hernandez indecente! E noi stiamo parlando adesso che abbiamo vinto la partita e che non abbiamo niente da recriminare, perché io ho fatto apposta a non parlare dell'arbitro prima della partita. Io non voglio mai né creare alibi né spostare l'attenzione su altre cose. Noi dobbiamo dimostrare sul campo di essere più forti di tutto e tutti, e lo stiamo dimostrando. La Roma in questo momento è inferiore a tante squadre in Italia. In questo momento. Poi nell'arco del tempo la Roma ha tutte le possibilità di ritornare ad essere una buona squadra. In questo momento la Roma è questa. Ricordiamoci ragazzi che la Roma è la squadra che ha fermato il Napoli. Visto che tutti stanno elogiando questo grande Napoli, a me sembra che ieri sera il Milan abbia dimostrato di essere molto più concreto e molto più pesante del Napoli. Il Napoli, a me sembra di vedere, l'ho detto anche ieri sera in live, questo Napoli mi sembra il Milan della scorsa stagione. Deve giocare per forza a 200 all'ora. Appena abbassa il ritmo, rischia di non vincere. Questo Milan è completamente all'opposto. Questo Milan può e deve gestire tutte le partite. Il Milan ieri sera stava vincendo la partita e aveva iniziato la gestione blanda della partita, nel senso che abbiamo schiacciato l'acceleratore un po' nel primo tempo, giocando molto alti, giocando veramente schiacciando la Roma. Nel secondo tempo, quando Mourinho ha cambiato un po' l'assetto tattico della Roma, impostando a tre da dietro, il Milan ci ha messo 10 minuti a capire un po' quello che stava succedendo. Come il Milan ha preso le misure, ha iniziato a giocare di ripartenza. Quindi capite bene che questo Milan riesce ad adattarsi a qualsiasi squadra, riesce a giocare pressando, riesce a giocare di rimessa, riesce comunque a soffrire, perché ieri è stata prova di grande carattere dei nostri giocatori. Soffrire per 20 minuti, un uomo in meno,
con una Roma che di fatto era molto arrembante perché il Milan la stava comunque facendo giocare da una buona mezz'oretta. La Roma stava facendo il suo gioco, il Milan cercava di giocare con delle ripartenze e di fatto il Milan anche in 10 ha rischiato di fare gol. Ha avuto le sue due occasioni. Quindi quando vedo i tifosi della Roma, tutto l'ambiente romano, attaccarsi a certe cose, questo è sintomo di debolezza. Voi sapete di non essere forti. Voi siete come sempre una tifoseria debole. E poi vorrei parlare del razzismo. Ieri sera, come sempre, quando le squadre romane perdono, la buttano su un atteggiamento schifoso. Cori ostili contro Kessié, cori ostili contro tutti i giocatori di colore, però probabilmente i tifosi della Roma non sanno che anche loro hanno dei giocatori di colore. Quindi, se questo è il vostro atteggiamento, io lo schifo. Io sono ultra se sono tifoso da 30 anni, ma questi atteggiamenti non li ho mai voluti vedere. Benché io abbia le mie idee politiche, ragazzi, io ho le mie idee politiche, ma le mie idee politiche devono stare fuori dallo stadio. Il razzismo dentro lo stadio non ci deve entrare e ci sono troppi episodi che stanno succedendo in questa stagione. Troppo schifo sta entrando negli stadi in questa stagione. Probabilmente la gente dopo 2 anni che non andava allo stadio ha tanta rabbia repressa da sfogare. Però non è questo l'atteggiamento, non è questo il modo. Cantate, tifate, saltate, ballate per la vostra squadra. Ma se perdete non rompete i coglioni. Dimostrate solo e soltanto debolezza. Io le dichiarazioni dei giocatori, dell'allenatore e dei tifosi della Roma, per me sono ancora peggio. Se fossi un tifoso della Roma, mi vergognerei delle dichiarazioni di Mourinho, mi vergognerei delle dichiarazioni dei miei giocatori. Io la stessa cosa l'ho detta nella scorsa stagione contro l'Inter, quando Conte sbatteva pugni e diceva che tutto era contro di lui. Io mi vergognerei se al Milan ci fosse un allenatore così, che invece che pensare al calcio, al campo, pensa a tutto il resto. Vergognatevi! Romano bastardo! Romano bastardo! Se la Roma è magica, cicciolina vergine, se la Roma è magica, vi picchiamo quando vogliamo! Niente, ragazzi, io direi che abbiamo parlato di tutto. Probabilmente stasera sarò in live con Ambrogio e magari con lo zio Peter per fare le pagelle tutte insieme. Lo decideremo oggi. Se no, stasera uscirà il video con le pagelle o al massimo domani mattina. Niente, ragazzi, vi ho detto tutto. Vi voglio bene a tutti e sempre forza, vecchio cuore, rossonero. Ciao.